Valentin. Valentin. Mi senti? Sono Montecristo. No. No, non gridare. Lei è qui. Cosa mi è capitato? Mi sono sentita mancare. E poi? Non ricordo più nulla. Valentin, 3 giorni fa, tu sei stata avvelenata. Avvelenata? Sì. E se 4 mesi fa tuo nonno Noirtier non avesse previsto ogni cosa e non ti avesse fatto bere un po' della sua medicina ogni giorno, ricordi la sua limonata? Sì, questo sì. Ecco, in quel sorso c'era un po' di veleno, pochissimo. Ma così tuo nonno ti ha abituata al veleno un po' alla volta. Se no, tu saresti stata uccisa. Come fa lei a sapere tutto questo? Barois, il domestico di tuo nonno mi ha informato. Adesso tutto è passato. Il medico ti ha curato benissimo. Ma io forse ti saprò curare meglio. Ma lei, Conte, è un po' medico. Sono l'unico medico che possa salvarti. Perché so con quale veleno sei stata colpita. Maximilien si precipitò da me subito dopo il tuo malore e mi fece promettere di fare tutto il possibile per salvarti. Corsi subito e dalla prima notte io sono qui, attento a tutte le cose che avvengono in questa stanza. Anche ad una persona che ti fa visita ogni notte mentre dormi. Come? Sì, Valentin. Non ricordi di aver visto nessuno nella notte accanto al tuo letto? Le ombre. Tutto così annebbiato. Un'ombra bianca. E non hai riconosciuto quest'ombra? È stato tutto come un sogno. Quest'ombra sarà stato un incubo, una mia immaginazione. No, Valentin, non è immaginazione. Per 2 notti una persona è entrata in questa stanza. Quando tutta la casa dormiva. Penso che anche stanotte verrà. Per l'ultima volta. Una persona. Potrai vedere tu stessa. Fai finta di dormire. E se ti chiama, non rispondere. Ma cosa viene a fare, Conte, questa persona? A sostituire la tua medicina con un veleno. Perché? Non può essere. Chi capirai, può volere che io... Vedrai tu stessa. Sento dei passi. Ricorda, fingi di dormire. E se ti chiama, non rispondere.
Valentin. Hai visto? Adesso sai chi è. La tua matrigna. Vorrei non sapere. Scappare, sparire. Valentin, non c'è allora che una sola via. Credi sinceramente che io voglia aiutarti? E con te, Maximilien? Sì, con te. Mi salvi. Mi salvi lei! Allora, che tutto sia secondo la giustizia di Dio. Valentin. Dovrai bere questo. Ti verrà un gran sonno e dormirai. Non hai paura? So che lei fa questo per qualcosa di giusto. Io ho fede in lei. Ti sveglierai in un luogo che non conosci, ma troverai chi saprà aiutarti. Ecco. Bevi, Valentin. E mio nonno, Maximilien. Informerò io tuo nonno e Maximilien. Ci penserò io. Morten. Avvelenata, credo. Come la Semmeran? Lo stesso veleno. Sospetto. Non voglio avere dubbi, dottora Prigny. Signor procuratore, dovrò prima far compiere degli esami di laboratorio dal dottor Martini. Li faccia fare immediatamente. 48 ore le darò una precisa risposta. No. Thank you.
Valentino. Vuoi che ti accompagni a casa? No. Mi lasci solo, la prego. Maximilian, sai che non lo farò. La prego, vada. Vada. Maximilian, so che pensiero ti sta passando per la testa. Tu vuoi ucciderti. Se ho deciso di farlo, nessuno me lo può impedire. Sia chiaro anche per lei, Conte. Lei avrà fatto quello che poteva. Ma Valentino, lei è morta. Io le parlavo. Valentino, io ti parlavo. E così, mentre ti parlo, mentre ti sono vicino, vorrei morire. Vada via. Perché è morta? Perché non me l'ha salvata lei? Perché mi aveva detto guariva? E lei è morta. Conte, perché mi ha mentito? Volevo rivederla. Lei mi ha mentito, Conte. È morta. Salvimi. Adesso. Pazzo. Pazzo, che fai? Tu non ti ucciderai. Maximilian, ascolta. Ascoltami. Io sono il solo che può dirti, Maximilian, sulla memoria di tuo padre, tu non puoi ucciderti. Perché mi parli di mio padre? Tuo padre, l'armatore Morrel. Il 5 settembre di 8 anni fa, sul punto del fallimento, fu salvato da un uomo che si faceva chiamare Sinbad il marinaio. Sono io quell'uomo, Maximilian. Ricordi le cambiali pagate, il diamante come dote di Julie e l'arrivo del faraone in porto. Ricordi, Maximilian? Lei? Lei è l'uomo che ha dato a mio padre? Sono io quell'uomo. E sono io a dirti, Maximilian. Io. Abbi fiducia. Una fiducia che non devi capire. Allo stesso modo in cui dissi a tua sorella 8 anni fa. Bisogna sperare. E lei ebbe fiducia in me, così ora ti dico. Devi sperare. Io ti chiedo un mese, Maximilian. Un mese soltanto. E poi. Poi farai. Io non ti chiedo di dimenticare Valentin. Ora c'è una giustizia che brucia nelle mani di chi ha commesso il male. Io so che al di là del dolore c'è la vita. Un mese solo e tu sarai felice, Maximilian. Tu sarai felice. Barois, 4 giorni fa hai visto Valentin bere una limonata? Sì. Chi l'aveva preparata? Io. Dove? In cucina. Per chi era questa limonata? Per suo padre, il signor Noirtier. Perché non gliel'hai portata subito? Stavo portandogliela. In corridoio mi hanno chiamato. Chi ti ha chiamato? La signora.
Questa limonata era dunque per mio padre. Sì, signor procuratore. Era la solita limonata che io faccio per il signor Noirtier. Sì, io alla limonata aggiungevo dell'acqua tofana. L'acqua tofana in sé, evidentemente a dosi molto elevate, è un veleno. Ma presa in piccole dosi, diluita, come in questo caso, diventa un'ottima medicina. Un bicchiere di limonata bevuto da chi non è abituato a quest'acqua tofana può provocare la morte? No, può provocare un malessere, anche grave, ma non letale. Come è capitato per l'appunto alla signorina dopo aver bevuto la limonata. Ma io, signor procuratore, le devo rivelare una cosa. Sua figlia era abituata a quest'acqua tofana. Abituata? Voglio dire che suo padre, il signor Noirtier, circa 4 mesi fa mi fece chiamare, era appena morta la signora di Saint-Méran, e mi chiese se poteva recare un danno a Valentine il fatto che la ragazza si abituasse a questo veleno. Io gli chiesi il perché, ma suo padre non volle rispondermi. Mi domandò ancora se in dosi che io potevo, anzi dovevo preparare in modo progressivo, l'acqua tofana poteva fare del male a Valentin. E io risposi che non poteva farle del male. E così Valentin quasi ogni giorno ha preso da un certo tempo questa medicina. Quindi le reazioni che ci sono state non dovevano essere possibili. Infatti, e questo ci dice che già nella limonata c'era una quantità maggiore di veleno. E questo fatto ha procurato alla signorina Valentin un collasso, ma la signorina si è facilmente ripresa. 2 giorni dopo, quando io l'ho visitata a lungo, lo stato di intossicazione era superato. È stata della nuova acqua tofana, in quantità maggiore, che deve aver provocato la morte di Valentin, se veramente è stata avvelenata. Ma questo lo può dire definitivamente solo l'analista, il dottor Martinet. Dottor Martinet, il risultato? È veleno. Le prove di laboratorio sono state assolutamente chiare. Devo aggiungere che è lo stesso veleno che ha ucciso la signora di Saint-Méran. Acqua tofana, in proporzioni notevoli. Ho confrontato i residui e sono assolutamente identici. Sapevate che vi volevano avvelenare? Sì, sì, lo pensai subito. Appena morta la Saint-Méran, mi consigliai con una certa persona e presi le mie precauzioni. Un po' di veleno al giorno mi avrebbe messo al sicuro. Ma subito mi preoccupai anche delle persone che mi stavano a cuore di più. E Valentin, capisci, fu la prima e l'unica. Ecco, caro il mio procuratore, ragionare con quel po' di testa che mi funziona. Perché non cercare chi poteva desiderare in un certo qual modo la mia morte? Io sono andato per eliminazione. Non è che abbia potuto scoprire fino allora la morte della tua prima suocera chi poteva desiderare, appunto, la mia morte. Ma ora Valentine è morta. Il campo si restringe, o sono io, o sei tu, o il piccolo Edouard, o tua moglie. Cosa vuoi dire? Io non posso capire. Dove nascondi il veleno? Il veleno? Dove nascondi il veleno con cui hai avvelenato Valentin e la Saint-Méran? Ma cosa dici? La verità. Ma cosa vuoi da me? Rispondi.
mi parli come se parlassi ad un accusato. Lo sei. Non ti sarà venuta l'idea che io abbia avvelenato mia figlia? E poi... Mia figlia! O tua o mia! Allora andrò per gradi. Va bene? Comincio dal primo. Perché secondo te, Valentin, si è sentita male la prima volta? Ma cosa vuoi che ne sappia? Rispondi. Io? Non lo so. Avrà bevuto un po' della medicina che prende tuo padre. E come mai una medicina che fa bene a uno fa così male ad un altro? Non lo so. Come mai? La medicina di tuo padre deve contenere qualcosa che, a seconda dei casi, ma... Ma questo cosa dice? Che io... Come sai che la medicina di mio padre fa di questi scherzi? Come lo sai tu? Lo immagino. Tu menti, lo sapevi? No, io no. Più volte hai preparato tu la medicina. Io? Il medico può confermarlo. La medicina di mio padre tu l'hai preparata molte volte. Sì. Va bene. L'ho preparata. Gli chiesi come si faceva per evitare che venisse troppo spesso qui. E poi tu sai, io mi intendo un po' di chimica. Passiamo al secondo punto. La morte di Valentin. Un altro malaugurato caso. Beve la limonata preparata da te, ma non muore subito. Eppure deve essere ben preparato il veleno. Non muore subito, lo sai perché? Ma cosa vuoi che sappia? Cosa vuoi che possa dirti? Non ti riesce questo secondo colpo, almeno per 3 giorni, perché Valentin era abituata al veleno. Abituata? Ogni giorno qualcuno le dava un po' della sua medicina che... Era proprio la limonata che tu sapevi preparare. Noirtier ha fatto questo. Noirtier. Mio padre. E lo sai perché? Perché aveva capito qual era il tuo piano. Far morire la Semmeran era rendere Valentin erede di tutte le ricchezze dei Semmeran. Ma ora volevi raggiungere un altro obiettivo. Mio padre è altrettanto ricco. E allora prima vuoi uccidere Noirtier. Valentin eredita, poi Valentin. Però mia figlia intralcia i tuoi piani. Beve la medicina, chiamiamola ancora così, destinata a mio padre e si sente male. Non muore, ma tu se vuoi raggiungere il tuo scopo devi farla morire perché l'occasione è ottima. C'è un testimone, anzi due, che Valentin ha bevuto di sua volontà la medicina del nonno. Allora... Rinunci a far morire mio padre e ti accontenti dell'eredità della Semmeran. Valentin, se sopravvive per te, è un'occasione perduta. Così di notte entri nella sua camera, versi nel bicchiere che sta al suo capezzale una grossa dose di acqua tofana e mia figlia muore. Muore perché tu l'hai avvelenata. Sì. Sì. Io tutta calma, vedi? Te lo dico calmissima. Io. Ho ucciso io. Il tuo silenzio. Sempre.
Tacevi tu. Il tuo silenzio davanti a me. Che volevi dire? Lasciami! Lasciami. Questo figlio, che cos'era per te? Tenermelo. Io questo figlio, vicino a me. Sicuro, certo, mio figlio. E ora chiedi tu il perché ho ucciso. Il perché delle cose chiedi tu. È vero, il perché delle cose. Ed esiste, sai. Ed è molto più vicino a te che a me. Chi odiava mio figlio? Chi? Tutti. Erano. Tutti. E tu poi. Tu che non lo avevi voluto. Tu questo figlio. Non lo avevi voluto. E gli altri. Odiarlo perché era mio figlio. Me avevano il coraggio di martirizzarmi, no. Ma lui. Lui sì. Il loro odio su di lui. Un bambino. Loro, i tuoi suoceri. Lei, la ragazza eredita, ricca, amata, desiderata. Mio figlio avrà tutto questo. Lui. Per lui ho ucciso. Tu non salirai sulla ghigliottina. Io non voglio scandali. Per mio figlio. Figlio. Sto per andare in corte d'assise ad accusare un uomo che è colpevole come te, che al mio ritorno giustizia sia fatta. Avrai giustizia.
Non ci sono mai novità in quel teatro mentre qui. Giusto. E poi poco è mancato che fossimo chiamati tutti come testimoni. No, davvero? Già, il nostro amico Andrea. Non ti perdonerò mai, caro Beauchamp, che fosti tu a presentarmi. Io? Della povera Eugenie, nulla? No, che io sappia, da quando è fuggita in Italia con la sua degna amica, nulla. Finirà per cantare alla Scala. Ci cantano tutti. Quella signora con quel gran velo là non è la signora Danglars? Beato te, caro Beauchamp, che scopri una donna di là dei suoi stessi figli. No. È solo questione di fiuto, mio caro. Ha ragione. Il nostro Cavalcanti, come si chiama? Qual è il suo vero nome? Benedetto. Ah, recitava molto bene la sua parte di principe o visconte. Chi si ricorda già più? Devo dirti che Beauchamp ha ragione. È proprio la signora Danglars. Oh. Congratulazioni. Bravo. Ad uscire bene da tutta questa storia di scandali, di fughe, di suicidi, di fallimenti, sono il povero Albert e sua madre. Oh, sì. La mia stima per Albert è cresciuta per il modo in cui è partito. Partito? Sì, sì, per ricostruire, come dire, la sua vita, basta dire così, al di là di una situazione. Trovo che... La corte, la corte. Conducete l'imputato davanti alla corte. Imputato, dica il suo nome e cognome. Signor Presidente, è difficile. Come difficile? Perché? Signor Presidente, il mio nome non glielo posso dire perché non lo so neanche io. A noi risulta che lei si chiama Benedetto. Non mi ha capito, signor Presidente. Benedetto è un nome che mi hanno dato. Ma chi me l'ha dato? Me l'ha dato e basta. Non era mio padre. Invece, il nome di mio padre, questo glielo posso dire. L'ho saputo proprio questa notte. E allora dica alla corte il nome di suo padre. Mio padre si chiama François-Marie de Villefort. Come? Lui, signor Presidente. Lei si prende gioco della giustizia. Con quale impudenza le dice una cosa simile? Lei insulta la corte. Silenzio o faccio sgomberare l'aula. Signor Presidente, non mi va per nulla di insultare la corte, non ci penso, glielo giuro. Ma lei vuole sapere il nome di mio padre. E io le dico che mio padre è Villefort. Che devo dire di più? Silenzio. Lei ha dichiarato al giudice istruttore di chiamarsi Benedetto. Le riconfermo che io così sono stato chiamato. E che era orfano. Sono stato abbandonato, sì, se vuole io le dico. E che era nato in Corsica. No, io non ho detto, mi scusi. Io non ho detto di essere nato in Corsica, ma che ero sempre vissuto in Corsica. E quindi ero corso perché la mia famiglia, quella che mi ha raccolto dopo che fui abbandonato in un orfanatrofio, la mia famiglia, insomma, era corsa. Ecco, questo ho detto. Le prove di quello che lei dice. Certo che ci vogliamo vedere le prove. Fateci vedere le prove. Posso darle io, signor Presidente? E chi è? Chi è lei? Bertuccio Quirici, corso. E che rapporti ha lei con questa storia? Io l'ho allevato, Benedetto, quel tipo là. È una storia lunga, ma se lei vuole... Prenda posto nel banco dei testimoni. Ma chi sarà questo signore? Per la prima volta... Giuri di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità. Alzi la mano destra e dica lo giuro. Lo giuro. Dica quello che sa. Quel mascalzone
È nato nella notte fra il 27 e il 28 settembre 1817 in una villa al numero 28 all'Esigo Mor Autei. E lei come fa a saperlo? Mi trovavo nel giardino della villa. Perché? È una storia... Mio fratello era ufficiale nell'esercito di Napoleone. Nel 1815 l'imperatore viene sconfitto a Waterloo. Se ne ritornava mio fratello a Marsiglia e tre uomini lo fanno fuori. Ma lui sapeva chi erano quelli. Il tempo di tornare a casa e dirmi tutto. Io vado subito da Villefort, che era allora procuratore a Marsiglia, e lui ci fa una risata su. Dice che mio fratello la giustizia se l'era già presa perché era crepato da quelli là. Mio fratello era un buonapartista. E lui, Villefort, i buonapartisti morti, li voleva vedere. Signor Presidente, vuole che le dica che non giurai che mi sarei vendicato. Ma lui, Villefort, la fortuna è della sua e viene trasferito. Io lo cerco, ma niente. Poi uno mi dice che è a Parigi. Vado a Parigi, lo vedo. So dove lavora, cosa fa. Insomma, io lo seguo passo per passo e mi accorgo che lui certe sere va in una certa villa di Otei. Una sera mi decido. Entro nel giardino e mi nascondo. Dopo un po', lui scende giù con una certa cosa fra le mani. Prende una zappa e comincia a fare una buca per terra. E così mi volta le spalle. Allora io mi salto su e... Dio mi perdoni. Ma l'ho visto cadere subito da una parte e credevo di averlo ucciso. Io sto per scappare quando da quella cosa che ho visto in mano a lui esce un vagito. Io mi chino e dentro un cofanetto c'era un bambino lì, involtato in una coperta. Cosa faccio? Lo prendo e scappo via. Giro un po', poi la mattina trovo un orfanotrofio e lo lascio lì. Ma prima taglio in due la coperta. Sì, c'erano le iniziali, una da una parte e una dall'altra. Un H e un N. Ecco, io lo lascio lì. E per sei anni Benedetto stette lì. Poi mia sorella non aveva bambini e insomma mi disse io lo vado a prendere. Baci. E lei ci va. Porta la metà della coperta e glielo danno subito. Se lo porta a casa, Benedetto. Ma si vedeva subito che era un ragazzo difficile. Io cercavo di ragionare con lui, ma che niente. Non fare questo, non fare quello. Un piccolo delinquente. Alle volte
scappava di casa e lo si riacciuffava con certi amici che rubava negli orti, rivendeva quello che rubava. Insomma, mia sorella ha una pazienza, signor Presidente, una madre, ecco, proprio come una madre. Lui invece, a 16 anni, mia sorella era fuori di casa e lui le vuota il borsellino. Mia sorella rientra e lo vede che conta i soldi. Lui la prende a calci. Mia sorella sta per difendersi e lui con un coltello, due ferite qui alla gola, che poco manca che non l'ammazzi. E poi scappa via. Me lo ritrovo 4 anni dopo che fa il signorino a Parigi, il visconte Cavalcanti. E ora eccolo lì, sul banco degli accusati. Un assassino. Ma occorrono prove ben diverse da un po' di stoffa. Non è possibile poggiare su queste una simile accusa. No. Si risparmi, signor Presidente. Non vede? Eccola la prova. Io sono la prova. Signor procuratore, ma le sue condizioni evidentemente non io, sono... Io sono la prova. Ehi, sei mio padre. Mi fa rabbia che ti conosco soltanto adesso. Tu mi conosci? Sì, perché ora qui va tutto a... Se tu non mi tiri fuori da questo imbroglio, perché ci sei di mezzo anche tu, sai? Mica soltanto io, anche tu, e stammi a sentire! Perché? Cosa mi devi dire tu? Zitto, zitto, non hai il diritto tu. Vuoi accusarmi qui in tribunale? Io, soltanto, adesso. Io non ho responsabilità. Le mie le assumo. Mi dimetto, signor Presidente. Mi dimetto a testa alta io. Un magistrato deve avere... noi... la giustizia. È come un sacrificio. Ma come? Sei mio padre, mi vuoi lasciare così? E parla a me invece. È la prima volta che mi vedi. Ti farò ribrezzo, va bene. Ma sono sempre tuo figlio. Un Villefort tu. Non hai nulla da dirmi, zitto. E neppure io. Un Villefort tu! Ti avrò generato io. Non sei mio figlio. La mia carrozza. Mio figlio è morto. Per me, tanti anni fa. Sapevi che ero una buona madre, perché è per mio figlio che ho fatto quello che ho fatto. Una buona madre non lascia solo suo figlio. No! 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 Non è mio figlio. Questo. Vieni via. E perché? Mio figlio è morto a Auteuil tanti anni fa. E allora non è lui. Sì. Vede, non è lui. Vieni via, su. E perché? Oh, il conte. Vieni con me.
me, ti prego. No. Che vuoi che venga a fare da te? La mia? Lo sai tu cosa voglio dire? La mia pace. È qui. È nel giardino. Mio figlio sta nel giardino. Fatemi uscire. Mio figlio è morto. È qui. Mi dici? Qui. Qui c'è mio figlio morto. Chi l'ha ucciso? Sei tu. Tu. Sì. Sono io. Ho fatto tutto per salvarlo. Guardami. Tutto ho fatto. Sono corso qua. Tuo padre mi ha fatto chiamare. Guardami. Voglio silenzio qui. Io sono colpevole della morte di tuo figlio. Dorme. Zitto. Dorme. Villefort. Dantès ti chiede perdono. Dantès? Addio. Adesso, vieni via. Vieni via, scusa. Nel giardino. Sì? Posso bene abbandonare il campo. Adesso. Tutto ciò che potevo fare, di bene e di male, l'ho fatto. Ora nessuno mi deve più nulla. Io, invece. Io devo di più a qualcuno. La morte di questo bambino dovevo immaginarla, prevenirla, capire che doveva accadere. La vendetta. Eccolo. Uno spettacolo davanti a me. La vita degli uomini. Partenza, Maximiliano. Partenza. Voglio lasciare subito Parigi.
a Marsiglia. Sono venuto a dirti addio. Per sempre, addio. Mercedes. Mio figlio è partito, sai. È un uomo, Mercedes. È l'esperienza della vita. Un uomo deve provarla su di sé. Deve imparare a conoscere le ragioni dei fatti e le scelte che si debbono compiere. Quando il cuore si fa pesante ed il male sconvolge il proprio dubbio, un uomo deve sapere cosa gli dà la coscienza in cambio della vita. Questo sapere è già vivere. Ricordare. Ricordare anche per te, Mercedes. Oh sì. Per me. Ho capito, sai, quello che volevi dirmi nella lettera. E ti ringrazio. Perché il nostro amore potesse sopravviverci, deve restare qui, in questa casa, dove è nato, puro, bello, sommesso. Ho accettato questa casa solo per ritrovarti, Edmond. Io sono sola, ma non triste. Non troppo triste. Anche l'assenza di mio figlio, questa spina, mi fa capire quello che realmente rimane intatto nel cuore. E quello che si perde. Ti ringrazio per avermi voluta qui, nella casa di tuo padre. Addio. Mercedes.
E beh, e che hai vinto? Yes. È tuo. E te credo. Arrivaci. Salve, capo. Salve, capo. L'amico, che dice? C'ha fame. E non gli avete dato da mangiare da bere? L'amico deve star bene, no? No, principe? Ne vale mangiare? Sì, grazie. Saranno un giorno e più che non mangio. Un giorno e più? E ancora non sei cascato? Te reggi sulle cianche? Sei forte, figlio. Io, un giorno che non mangio, ebbene, mi pare di insognarmi lo stomaco. Allora, potete dire pranzo. Oh, roba fina, eh? Beh, non capisco. Ciccia. Bene male che tu parli italiano. Così potremo fare conversazioni. Arosto. Con l'aglio e l'aceto. Ti piace, eh? Roba dalle casse e mani. Grazie. Buono? Buono. E che stanno? All'osteria dello sbaffo? No, figlio. Se vuoi mangiare, paghi. Prima e subito. Certo. Allora... allora vi debbo... un milione. E siamo pace. Come? Non capisci? Allora te lo ripeto. Un milione di franchi, zang, zang, eh? E che è per lei un milione di franchi, barone d'Angrarse? Non te va il prezzo? E allora non mangi. C'è tanta gente che non mangia a sto mondo, non mangerai. Ma se non te va di mangiare a te, me va a me. Righe, dammi sto pollo, se no stai fredda, e a me freddo non mi piace. C'era anche il vino. C'era il vino degli frati. Non ti piace il vino? Ah, però, so buoni sti frati. Basta che mi presento con un par di questi. Come l'altro giorno qua a villa. Oh, tutto mi hanno dato. Il pane, l'ova e il vino. Ma che volete? Già 3 milioni vi ho dato. Ho firmato 2, 3, 10 cambiali per mangiare. Che volete fare di me? Oh, mangia in pace, non è aria, eh? Che volete fare di me? Prego qui da mesi. Per che cosa? Che volete? Ma che ne so io? Ma non riesco ancora più. Allora si vede. Io l'ho preso in carico e ti tengo compagnia. Oh, se non vuoi mangiare, so fatti tua. Testimoni qua che non vuoi mangiare. Quando viene il sovrappiù, allora... Ma chi deve dire? Chi? Non basta lei. No. No, vedi? Io. Io so er meglio più degli castelli. Ma lui er meglio sovrappiù di tutti quanti. Quando è lui... Mo' bagno, eh? No. 2 milioni... per lei, se mi lascia andare. Ma allora, io sono scemo. Mi sono alzato pure. Non capisco. È il sovrappiù. È uno che si rispetta. Quello che dice, si fa. Chiaro? Sorci di fischio? Mi ammazzo, mi ammazzo! Vale. Quando viene lui? E lui ti dice di sì. Ammazzi come ti pare e piace, ma finché ci sto io, non lo fai, non te ci ammazzo io, tanto. E allora, te ci ho ammazzato io, e notte da te, chiaro? Quando viene lui? Lui decide, non decide... Ma lui chi? Ditelo, chi?
Tiratelo fuori. Cosa vuole da me? I miei soldi? No. I soldi no. Ma allora che cosa? Perché mi tiene qui? Lasciatelo libero. Mi vuoi ammazzare? Vattene, Danglars. Va via. Ma perché? A cosa ti servo? Ho bisogno di essere perdonato da te. Tu perdonato da me? Fammi uscire di qui e te la faccio pagare. Io devo perdonare te, Danglars. Io. Tu non ricordi uno scherzo che mi volevi fare molti anni fa. Una lettera anonima alla polizia. Che io ero un cospiratore. Un carcere a vita lo scherzo, Danglars. Edmond. Sì. Ti riconosco. Ma perché a Parigi non mi hai detto? Posso pensare che qualcuno è così. Qualcuno, cose che non sono vere, ti ha detto su di me. Quella lettera. Lo capisco chi è stato. Visto però cosa si è guadagnato lui. Ma come hai potuto credere a lui più che a me? Edmond, quella lettera non l'ho scritta io. Fu Fernando, lui a scriverla e a mandare alla polizia. Io non c'entro, è umano. È condannabile, sì, ma è umano. Edmond, ecco, io sono qua. Davanti a te e ti dico che in quella lettera io non c'entro. Dovevo, una colpa ce l'ho, dovevo impedirglielo a Fernando, ma anche Caderousse doveva. Accompagnatelo all'uscita. Ed ora, Maximiliano, a Monte Cristo. Thank you.
Eccoti nel mio regno, Maximiliano. Una meraviglia, Conte, che non so godere. È tua, se vuoi. Ora comprendo perché mi ha fatto attendere questo mese, Conte. È una prova immensa di affetto che lei ha verso di me. Ma la mia decisione è presa. E forse questo luogo così bello sarà più dolce dire il nome di Valentino per l'ultima volta. Non hai un solo rimpianto? No. Uno solo. La mia anima è morta quando Valentina è morta. Volevo dirle, Conte, che io ho sentito per lei affetto, come per un padre. Glielo assicuro, adesso, come ultime cose che dico. La sua promessa, Conte. Mi dia l'arma che mi ha promesso. Mantengo la mia parola, Maximilian. Tu che volevi morire per amore, io ti farò vivere per amore. Una vita ho tolto a Dio. E una vita gli restituisco. Se la gioia non ti uccide, voltati. Voltati adesso. Amore, amore, sono io. Io, amore, io. Ora ti dico, perché non ero morta, così hanno creduto, ma il conte mi ha salvata, mi ha fatto bere una sua medicina e poi mi sono svegliata in un altro luogo. Oh, so tutto, so che volevi morire, amore, se pensavo che in un momento di pazzia potevi farlo, ma sapevo che il conte ti faceva seguire ad ogni passo e la sua promessa di portarti qui, amore. Amore, per la morte, noi passiamo alla vita. Valentina, aspetta. Non so dire nulla. Aspetta che io possa ridere, amore. Ridere felice, con te, vicino a me. E loro anche, loro. Dove sono? C'è una nave alla fonda per te, Maximilien, e per te, Valentino. A Livorno il nonno Noirtier vi aspetta. Vuole benedirvi prima di accompagnarvi all'altare. Maximilien, tutto quello che vedi è tuo. E tu, Valentino, di all'angelo che veglia sulla tua vita di pregare per un uomo che si è creduto simile a Dio, capace di salvare gli uomini e di punirli. Umilmente ora quest'uomo chiede perdono a Dio e riconosce che solo nelle sue mani risiede la suprema saggezza. Le tue preghiere, Valentin, potranno addolcire i rimorsi che mi porto nel cuore. E voi, amici, miei figli, sappiate che tutta la forza dell'uomo è in queste parole: attendere e sperare.
È partito. Lo rivedremo mai. Ce lo ha detto lui. Attendere e sperare.